Andiamo, vai. Sì, ciao. Ciao. È praticamente uguale. Ragazzi, buongiorno. Allora, per me oggi è 21, giovedì 21, voi guarderete questo video lunedì 25. Allora, oggi volevo registrare perché volevo prendere proprio la telecamera in mano, perché devo andare dal parrucchiere, quindi vi volevo far vedere il mio nuovo taglio di capelli. Devo andare a fare spesa, ma non una spesona, mi servono giusto due o tre cose per fare il muesli, perché lo voglio fare in casa. Non è questione di prezzo, perché a un prezzo accessibile si trova l'Eurospin, però si sa che all'interno comunque ci sono zuccheri e cose varie, no? Quindi lo voglio fare io, perché ho visto una ricetta su Instagram ed è semplicissimo, quindi lo facciamo insieme e vi do anche quest'altra idea. Dopodiché devo andare dal cinese, perché mi serve il top coat per fare il semi permanente alle unghie. Insomma, faremo un po' di giri insieme. Io mi sono già truccata, ho lavato i capelli perché non mi piace andare con i capelli sudati, anche se sono puliti, però secondo me la notte adesso si tende a sudare un pochino, perché perlomeno da noi in Basilicata le temperature sono accettabili, quindi non mi piace andare, è una forma di rispetto. Ecco, ho lavato i capelli, ma non li ho piastrati, niente, infatti sono come un leone, e ho messo, mi sono già truccata e ho messo. Voi direte: Angela, ti sei messa il rossetto? Sì, perché chi mi conosce lo sa che io metto magari un burro cacao, un lucida labbra, ma rossetti no. Ho messo questo della Kiko, il numero 406, con la sua matita abbinata. Guardate, il numero non ve lo so dire qua, perché Denise mi toglie qua vedete c'era la carta, ma è tolta per metà, quindi il numero non ve lo so dire, però se mette bene a fuoco la telecamera lo fa. Sì, ecco, guardate, è praticamente uguale. E a me piace truccare gli occhi in estate, un bel trucco occhi, e devo dire che seguendo tutorial su TikTok e YouTube sono anche bravina. Però queste ragazze che indossano questi rossetti rossi, mi piace vederli, mi piace come sta questo rossetto sulle ragazze, ma a me no, non mi piace, mi sembro pasticciata. E niente ragazzi, io sveglio Denise, sono le 10, così vado prima a fare spesa, poi vado dalla parrucchiera, quando esco dalla parrucchiera vado dal cinese a prendere questo top coat, perché poi siamo a pranzo da mamma. Voi direte: perché lo prendi dal cinese? Perché l'ho preso su Amazon e non mi ricordo la marca, se mi ricordo ve lo lascio scritto, ed è una cinesata pazzesca. Allora, tanto vale, ho detto a Morena: provo quello del cinese, e lei mi ha detto: no, provalo, perché io l'ho acquistato e mi trovo bene.
Dammi la mano. Andiamo, vai. Tieni, metti. No, no, non è questo quello che mi serve. Allora, siamo rientrati. Non vi spaventate. 3, 2, 1. Ta-ta! Allora, ho tagliato dietro 3 dita. Ha detto la ragazza, mamma mia, da novembre come sono cresciuti. Si vede la differenza, giusto? Fatemi sapere giù nei commenti se vi piace, ma mi sento rigenerata, mi sento meglio. Io volevo proprio, mi sono un attimo vergognata perché la ragazza aveva già tagliato, però alla fine le avrei detto tagliami un altro pochino dietro da far vedere di più la simmetria, però si vede. Cioè, già da bagnati si vedevano, da asciutti ancora meglio. E niente, io vi faccio vedere un attimo cosa ho preso. Devo fare presto perché, ragazzi, è l'una meno qualche minuto. Manca qualche minuto all'una. Denise è già andata da mio padre. A momenti arriva mamma e mangiamo. Mi sono trovata proprio male perché abbiamo portato un'ora di ritardo. Avevo l'appuntamento alle 11, però ho lavato i capelli alle 12 meno 10. Quindi mi sono trovata proprio, oddio, non male, ma non mi sono trovata per fare le mie cose. Allora, ho preso questo pane nuvolette, sono dei panini al latte dolci. Io li prendo per Denise. Veramente anche Alex ne approfitta e si fa il pane con la Nutella. Ho preso questi yogurt qui, sono di fretta quindi si intorciglia la lingua. Poi, per fare il muesli che vi dicevo, ho preso i fiocchi d'avena, ma non sono quelli piccolini, sono quelli normali. Io non lo so, forse per la fretta ho visto quelli piccolini, dico, sono arrivati anche qui da noi quelli piccoli, invece no, se devo prendere quelli devo aspettare quando faccio spesa al centro commerciale, ma non fa niente, non mi interessa. Poi ci metterò in questo muesli, come si chiamano, le nocciole. Ho preso 2 bustine di nocciole e poi ho le gocce di cioccolato che metterò anche quelle. Poi, per far la ricetta della domenica, per chi non lo sa, Denise ha un canale YouTube, Polpetta in Cucina, dove facciamo ricette, e l'abbiamo aperto da poco, quindi non è chissà quante ricette trovate già sul canale, però quelle che ci sono sono da morire dalle risate, quei video intendo, perché Denise, come sempre, è simpaticissima, e quindi vi consiglio di dare un'occhiata al canale di Denise, quindi Polpetta in Cucina. Quando voi guarderete questo video, sì, il suo video sarà già andato online, perché questo video andrà online lunedì 25, invece il suo video andrà online il 24, il giorno delle palme, e vi faremo vedere una ricetta proprio spettacolare e diversa dal solito, e colgo l'occasione di avvisarvi anche che il giorno di Pasqua sul canale di Denise non troverete nessun video, perché la Polpetta si godrà la Pasqua. Poi ho preso le olive, che mi serviranno anche per quella ricetta. Poi mi serviva un'altra cosa che non ho trovato, e vabbè, devi andare sempre 10.000 volte, ogni volta che vai che ti serve qualcosa non trovi mai niente in questi supermercati. Telefono. Allora, dicevo, era mio marito al telefono. Sono stata poi dai cinesi dopo che ho tagliato i capelli, a prendere il deodorante a mio marito, il gel per i capelli a mio marito, quanto mi costi, e poi ho preso il top coat per lucido, perché c'era anche opaco, per fare il semi permanente, perché ho 2 basi
ma non avevo neanche un top, e ho preso la tinta nera perché ho detto è inutile fare la tinta prima di tagliare i capelli, mi taglio i capelli e poi faccio la tinta, perché vi ripeto si erano allungati parecchio i capelli. E niente ragazzi, noi ci vediamo dopo perché vado a mangiare, come ritorno voglio fare il muesli e lo facciamo insieme. Oh, tieni, metti tutto qui dentro, vai. Allora ragazzi, finalmente mi faccio vedere di nuovo con la lavastoviglie in sottofondo, però non ne posso fare a meno perché stamattina ho messo le cose della colazione, abbiamo mangiato da mamma, però nel frattempo ho preparato il muesli per la colazione, ho preparato la cena, insomma la lavastoviglie si è riempita. Che ne pensate? Lo rifarete il muesli? Io lo chiamo così, credo che si dica così. Si risparmia perché i fiocchi d'avena costano poco, mezzo chilo, io ho fatto doppia dose, poi le nocciole, le noci, le gocce di cioccolato, quello che avete, potete mettere la frutta secca in friggitrice d'aria ad esempio. In questi giorni voglio anche, come si dice, disidratare una banana, anzi mi sa che lo faccio proprio dopo, sì, lo faccio dopo, voglio disidratare una banana, così faccio la prova ad aggiungerle uno o due banane nel muesli e poi vi farò sapere in seguito. Nel frattempo ho fatto lo smalto, si vede, come vi faccio vedere, così ho fatto questo colore qui, invece il pollice l'ho fatto glitterato, sempre sui toni del rosa, così si vede meglio, sì, sono una frana a farvi vedere le cose. E ho usato il top coat che ho preso oggi dai cinesi e devo dire ragazzi che per 3 euro fa il suo dovere, adesso bisogna vedere quanto mi dura, però a me anche quello di Bella Oggi non mi dura tanto perché allora io ho due problemi, ho le unghie fragili che si spezzano, quindi si spezza l'unghia e automaticamente il semipermanente si è rovinato perché entra l'acqua, entra l'aria e si solleva. E un altro motivo è perché io non tolgo le pellicine, non sia mai, e una volta sono andata dall'estetista a togliere le pellicine, mi prende lo stomaco, mi viene da vomitare, quindi il semipermanente è normale che non dura 15-20 giorni come dura, come dovrebbe durare. E ho usato questa marca qui, dicevo si è scaricata la batteria e ho fatto il cambio, ho usato questa marca qui di semipermanente e mi trovo bene. Questo qua è un regalo di mio marito a Natale, dove ci sono 39 smalti e ci sono un bel po' di nuance, quindi costano anche poco, non ha un prezzo eccessivo. E niente ragazzi, io vi voglio salutare, voglio chiudere il vlog perché a momenti
Si sveglia Denise, sono già le 5:10, 5:05, gli faccio fare la merenda quando si sveglia e forse non lo so se andiamo in campagna perché stiamo facendo un bel decluttering in campagna, quindi io sto facendo le pulizie di primavera a casa e le pulizie di primavera in campagna. Vi lascio immaginare, a fine serata sono morta stecchita e a casa io non sto riprendendo tutto, ho ripreso le pulizie della camera da letto e cameretta. Ieri invece ho fatto le pulizie del bagno, quello in camera, e l'ho fatto veramente dal tetto alle fughe, dal tetto, perché io avendo il tetto in legno mi lavo anche il tetto, ragazzi, e è una faticaccia assurda, perciò mi faccio una camera alla volta. E poi vi ricordate cosa vi ho detto per quanto riguarda le fughe in camera da letto? Stavolta non mi sono fatta fregare. Ho comprato lo smack e ieri ho fatto... allora, avendo come si chiama? Foro piccolo, va direttamente nella fuga. Quindi io lo verso nella fuga, non eccessivo, giusto nella fuga, lo lascio agire un 10-15 minuti, dopodiché, ragazzi, allora, se sono proprio sporche le fughe le dovete grattare poco poco, le mie non erano sporche da grattare, quando sono ritornata ho steso una lavatrice, ho fatto quello, ho fatto quell'altro, quando sono ritornata nel bagno le ho trovate già bianche. L'unico fastidio, se proprio vogliamo trovare il pelo nell'uovo, è che si crea schiuma, quindi dovete cambiare più volte l'acqua per eliminare il prodotto, ma chi se ne frega, ragazzi. E niente, quindi ieri ne ho comprato un altro, ieri sera, perché io devo andare avanti con le pulizie di primavera, ma oggi tra parrucchiera, spesa, sono andata a mangiare da mamma, però domani mi tocca la cameretta di Morena. Mi sono fatta perfino il... e sicuramente vi riprendo qualcosa. Mi sono fatta perfino il corridoio, tutto il tetto, ma non ve l'ho ripreso. Ho fatto la parete che ho... dove c'è quella nicchia, insomma il tempo se ne va, e lì è capitata una cosa, che pulendo il tetto è andata una cosa nell'occhio a Denise, l'ho dovuta portare dal pediatra, è stata 2 giorni la bambina con l'occhietto gonfio, quando c'era troppo sole lo chiudeva, e insomma queste sono le cose che possono capitare. E infatti adesso, come vedo che sale sulla scala, la faccio scendere perché può sempre cadere qualcosa, un accumulo di polvere, anche un granello di polvere, una bambina piccolina può danneggiare. E niente, ragazzi, io ho chiacchierato abbastanza, vi saluto, grazie per aver guardato il video e ovviamente grazie per tutti i commenti che mi lasciate sempre. Io a volte la sera sono stanca, leggo, rispondo, c'è quando non riesco a rispondere, lascio solo il cuoricino, però apprezzo tantissimo sia i commenti sul mio canale che sul canale di Denise, che vi ripeto, Polpetta in Cucina, e niente, noi ci vediamo al prossimo video, ciao!